È stato sottoscritto a Policoro l'accordo per una rete scolastica di scopo, una delle prime esperienze interregionali che coinvolge Puglia, Basilicata e Calabria nel nome della Magna Grecia. Gli istituti scolastici di Taranto, Bernalda Ferrandina, Cassano allo Ionio e di Policoro, quest'ultimo capofila del progetto, al quale partecipa anche il Comitato di Matera della Società Dante Alighieri, si sono ritrovati presso l'Aula Magna dell'Istituto Fermi della cittadina policorese alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all'istruzione Vito De Filippo. Ma in che cosa consiste questo protocollo? Il protocollo d'intesa nasce dall'esigenza di rispondere ad un'istanza della legge 107 sull'alternanza scuola-lavoro e il progetto in particolare Apprendisti Cicerone in Magna Grecia dall'attestazione di un patrimonio ricchissimo archeologico che spesso non è conosciuto e apprezzato né dagli nostri studenti né dalla comunità. Nella pratica, i prossimi passi quali saranno? Iniziamo con il 10 maggio con una mobilità a Sibari e poi il 1 giugno ospiteremo e quindi invitiamo tutti a vedere il nostro progetto con l'animazione teatrale Apprendisti Ciceroni in giro per Eraclea a gustare, ad apprezzare i reperti archeologici e non. Beh, è un progetto innovativo che si sposa benissimo con la legge 107 e con i percorsi di alternanza scuola-lavoro. E meno male che questo percorso sta coinvolgendo tutte le tipologie di scuole, quindi licei, questa è un'innovazione con la 107, e gli istituti tecnici e professionali che sono già, diciamo, istituti ben strutturati in questo senso. E questo perché? Perché con i percorsi i ragazzi sono nelle condizioni di poter mettere in pratica tutto quello che acquisiscono all'interno delle mura scolastiche. Quindi i ragazzi, sì, è vero, studiano e sono più motivati a mettere poi in pratica in contesti non formali ed informali quello che hanno appreso sui banchi. E questo mette nelle condizioni i ragazzi di acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro. Alternanza scuola-lavoro, com'è andata finora? Quali sono, se possibile, i numeri ovviamente legati alla nostra regione? I numeri sono crescenti, altissimi in Italia e anche in Basilicata. Più di 1 milione di persone sono state già coinvolte. Il problema profondo che noi abbiamo è che quest'obbligo che è stato previsto in termini normativi deve diventare non soltanto un adempimento ma una grande possibilità, una grande opportunità di formazione, di preparazione delle nuove generazioni a un difficile mondo che è quello del lavoro. E vedo che la partecipazione anche del mondo delle imprese nelle rappresentanze che abbiamo incrociato in questi mesi è molto favorevole e riesce a cogliere in profondità qual è il senso di questo progetto e di questa riforma.